La Sprecopoli siciliana rimane ancora il mostro più difficile da aggredire per il governatore Rosario Crocetta. Eppure ne aveva fatto il principale cavallo di battaglia della sua candidatura a Palazzo dei Normanni, il segno distintivo di quella rivoluzione arancione contro il malaffare che aveva portato al governo di altre amministrazioni locali un'ondata di facce nuove e fuori del coro della vecchia politica, da Giuliano Pisapia a Milano a Luigi De Magistris a Napoli. Le bacchettate più pesanti sull'allegra gestione della spesa pubblica nell'isola arrivano ancora dalla Corte dei Conti. Secondo i magistrati contabili, la politica in Sicilia costa più che in tutte le altre regioni d'Italia, supera in proporzione la spesa di Camera e Senato e in certi casi anche degli altri paesi europei. Ma il vero osso duro nell'aggredire spese e stipendi gonfiati la regione Sicilia l'ha trovato in casa propria. La spending review di Crocetta sul costo dei 90 deputati dell'Assemblea parlamentare siciliana è riuscita ad abbattere la spesa totale dai 173 milioni del 2012 ai 165 del 2013. Siamo ancora molto lontani dai 66 milioni con cui la vicina Campania riesce a mandare avanti il proprio consiglio, per non parlare dei 52 della Puglia. Il risultato, certificato sempre dalla Corte dei Conti, è che ogni siciliano nel 2014 era indebitato per 1000 euro e nel 2015 lo sarà ancora di più. Nonostante debiti e sprechi, la Regione Sicilia rimane il più grande stipendificio pubblico italiano. Quasi 18.000 dipendenti, 5 volte la Regione Lombardia, ai quali vanno aggiunti 7.000 che lavorano nelle società controllate. E ancora 25.000 tra guardie forestali e lavoratori socialmente utili. Altri 48.000 lavorano nella dissestata sanità siciliana e se si sommano anche i 16.000 pensionati, si conclude che Mamma Regione in Sicilia dà da vivere a quasi 120.000 persone. Il procuratore generale della Corte dei Conti ha aggiornato la mappa del personale pochi giorni fa. A libro paga risulta un dirigente ogni 8,6 dipendenti, ma, denuncia ancora la Corte dei Conti, ci sono uffici con tanto di dirigente dove però non lavora nessuno. È il caso dell'ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni. La situazione paradossale è che era stato creato nel 2014 proprio per accelerare le operazioni di liquidazione delle società partecipate dalla Regione. Da tempo un gorgo di sprechi e malaffare. A giugno l'Assemblea di Palazzo dei Normanni ha finalmente battuto un colpo significativo. Sono state tagliate per legge del 20% le spese dei comuni, riducendo poltrone, stipendi e dotazioni a sindaci, assessori e consiglieri. 36 milioni l'anno di risparmi, ma chissà perché, scatteranno solo a partire dalla prossima legislatura.